rappresenta nessuno! Non ci rappresenta nessuno! Non ci rappresenta nessuno! Internazionale nasce con questo motivo. Ma sentiamo provare. No, chi levi dai coglioni? Io sono e se ne va. No, allora levati dai coglioni subito. Hai capito? Levati dal coglione. Tu qui sei cascato male, sei con le persone sbagliate. È proprio questo, è proprio questo. Hai capito? Levati dai coglioni. Perché si fa così, dai? Perché si fa così? Cioè, di sinistra non c'ha proprio nulla questo signore. Comunque, sulla rete, sul web si era detto che non si dovevano portare striscioni e barriere. Questo è quello che ha semplicemente riferito il mio amico. Non capisco perché è una persona della certa età. Sì, infatti. Non fa una manifestazione pacifica, qua là ce ne saranno 2000 di barriere. No, ma infatti, sarebbe tutti quanti. Che cosa potevi dire? Ma questa è una manifestazione appunto, sì, sì, appunto, sì, sì. Sì. È quello, cioè, capisci? Poi, che uno, capisci? Poi dopo, la prima cosa che ho fatto, arrivato a Roma, c'erano cioè, i manifesti di Selle, 15 in piazza. Di che cazzo è scritto? Esatto. Non in America non c'è stata. In America non c'era nessuno. La nostra no. Dei partiti intendo, che poi delle, ovviamente delle persone. Vino, no? Vieni via, non sta discorso. Vabbè, un po' più, diciamo, di parola lui, eh? Sì, di parola, bene. Ma qual è il problema? Il problema non c'è. No, era semplicemente un'affermazione che è stata fatta in maniera civile, educata, nel discorso che sul web si era, diciamo, discusso che su questa manifestazione non ci dovevano essere speculazioni politiche, e striscioni di partito, bandiere di partito e quant'altro. Questo è quello che è girato per tutto il mondo quando c'è stata l'occupazione in Spagna, poi c'è stata l'occupazione in America, Wall Street e quant'altro. Venire qui la mattina e trovare bandiere di partito, io ci rimango ancora più indignato. Voi non avete diritto a... C'è un coordinamento della manifestazione dove ci sta la Rifondazione come altri che ha organizzato questa manifestazione. Cioè, che problema io per quello? No. Che problema ascolti, è? Ascolti, sta a vedere che i partiti e le opinioni politiche non hanno più diritto di cittadinanza in questo paese. Questo lo sta dicendo lei. No, guardi, questo lo sta dicendo lei, perché la persona che l'ha diciamo, interpellata prima ha semplicemente diciamo, come così, espresso una sua opinione. Lei l'ha staccato così. Non ha espresso una sua opinione, se viene qui alla testa dello spezzone di Rifondazione e con l'educazione ha detto e con l'educazione un cazzo, perché nelle manifestazioni ci siamo stati tutti da tutta la vita. Se tu mi fai questo vuol dire che viene a provare. Allora se lo fai scientemente valla a fare da l'altro. Dai. Io stavo qui presente a vedere la stessa cosa che ho visto lei. No, ma te stavi con loro. È inutile che mi rompiate i coglioni. Queste sono cose organizzate. Vabbè, se lei pensa questo, lei è libero so di fare quello che avete, che avete organizzato di altro? Basta, comunque basta. Noi ci stiamo i nostri simboli, le nostre bandiere e ci stiamo come ci stanno gli altri. E abbiamo la stessa dignità tua. Capito? Hai capito? Perché qui ci starà lo striscione dei morti sul lavoro, voi il lavoro non sapete. Ho la mia presenza fisica. Ho staccato ieri sera alle 10 dalla fabbrica, metalmeccanico faccio io. Liberi da bandiere, liberi da schermo. Ma non sono né di sinistra né di destra. Né di... Non sono libero, ma come gli pare. Voglio anche vedere. È cambiato totalmente. Quello che noi abbiamo saputo sul web, per il quale io sono venuto qui, l'ho trovata tutt'altra cosa. Sì, ho capito, ho espresso però, la mia opinione, non capisco che lui si deve così. No, lasciamo perdere lui e si albera. Io non mi albero. Infatti io lei è proprio... esprimo un giudizio anche perché ho un'esistenza dentro di me. Allora, io sono in un partito, va bene? Prima nel Partito Comunista e ora in Rifondazione. Io non ho
dentro di me la volontà di mettere il cappello alla manifestazione, no. Anche perché non ci abbiamo nemmeno le forze. Ma proprio per questo siamo rimasti proprio poi, sicché il cappello non lo metto. Però io ci vengo da comunista in una manifestazione. Ci può venire come e ci pare. Puoi venire da giovane incazzato e hai ragione. Era questo il problema. Però ma non è un controsenso, no. Se poi anche nella manifestazione c'è anche altre persone che hanno una sua ideologia politica e la dimostrano. Questo è del circolo delle fabbriche di Piombino e dei lavoratori, che vengano mandati a casa. Ma io non sto indagando su quello che diciamo, le persone che hanno diritto o meno a stare dentro questa manifestazione. Io le sto riferendo semplicemente quello che sul World Wide Web, su www, quando lei scrive su internet, si circolava questa voce dove si era detto che non ci devono essere bandiere di partito, dove non ci devono essere i partiti, perché siamo indignati verso la politica. Allora, l'indignazione per il quale secondo me è stato concepito questa manifestazione, come in altre parti del mondo, era politica al 100%. Nel senso, mi spiego. Non sto dicendo che voi non dovete essere presenti qua, ma la politica lei poteva essere presente. Ma dammi del tu, scusate. Cioè anche te fai politica. Essendo qui, anche te e lui fate politica. A partitismo, voi, non a politica. Ma non sapete partitismo. Io parlo di voi giovani che ci avete ricostruito il vostro futuro. Noi non ce l'abbiamo. Ma la gente di 70 anni vi viene a dare una mano, date una mano a voi. Ma non stiamo sindacando su questo, signore. Noi siamo felici se le persone come lei arrivano. Io gli vorrei ripetere il concetto per il quale questa manifestazione sta indetta negli altri stati. Lei ha visto per casa Wall Street bandiere di partito? Lei ha visto bandiere di partito vista che hanno fatto in America, ma un po' rallegrato, perché quella lì parlava del proletariato. Ma no, in America, guardi, difficile, parla del proletariato, della gente che sta male. Insomma, era vicino alle stesse cose. Io le sto semplicemente chiedendo, la nostra, diciamo, dal nostro punto di vista, noi avendo avuto, diciamo, tra virgolette, un volantino che diceva presentarsi senza magliette, cioè anonimi, persone, popolo che manifesta indignati verso il sistema politico tutto, perché io non sono né di destra né di sinistra, non sono né anarchico né partito della libertà. Io sono comunista. Perfetto, lei ha il diritto di essere quello che meglio crede. Abbiamo il diritto di... Non sto dicendo questo, e non sto dicendo che lei qui è fuori luogo. Assolutamente. Mi domandavo io, come si è stato detto che, diciamo, c'era un discorso di manifestazione al di fuori delle etichette politiche, proprio per evitare di, tra virgolette, strumentalizzare questa manifestazione. Lo ripeto, non sto dicendo che chi lavora a Pomigliano, chi non è per la TAP, non ha diritto a manifestare. Venire qui senza bandiere. Saremo gli unici a essere presenti. Tecnicamente poi si era detto anche, tecnicamente si era detto anche che si dovevano, tra virgolette, presentare tutti con questa famosa maschera del film Punto e Vendetta per fare una scena cromatica di indignazione. Perché questo è il problema, l'indignazione. Noi abbiamo dei compagni che sono stati che sono a Roma e hanno fatto questa, come si dice, questa organizzazione, che poi una manifestazione di questa maniera bisogna anche cercare di organizzare. Infatti il servizio d'ordine c'è apposta, perché sì, ma qua ci saranno delle frange anche che vogliono lo scontro, certo. Io per esempio, anche essendo comunista, lo scontro non lo voglio, capito? Io non voglio, non sono abituato allo io scontro. Le voglio far capire una cosa, no, questa organizzazione che è bella, la posso sintetizzare? Sì. Posso. Guarda, io sono uno che sta dirigendo per fondazione, sono uscito, ma c'è altre cose. Loro dicono. No, nel senso così, ci dai, ci capiamo. Allora lui dice, nel mondo, indignados, Madrid, Barcellona, non c'è un partito, anche di sinistra che lotta con i lavoratori, sono stati che è merda, i comunisti. Lui dice, oggi è una giornata, vuoi essere a disposizione del cittadino, levati a farci il martello, tu ce l'hai tanto nel cuore, ma segui quello che ti diciamo noi, che sei peggiore per giorno, fate un posso bestemmiare, porco Giuda, mettete la maschera come noi, nel senso che ti ho fatto politica per 11 anni, io non la faccio più per motivi mia, perché io personalmente faccio parte di un movimento
No. Piacere che siamo. Alessandro, Alessandro, però c'è pure una cosa. È vero quello che tu dici. Però noi dobbiamo, secondo me dobbiamo tutti, prima noi giovani, mettersi a costruire qualcosa. Sì. Oggi le dico c'è stai, ti ci ho fatto un restato. Sono sempre stato. E, no, tu. Sì. Nel partito ti ci sono fatto un restato. Perché l'ho inventa io. Perché io giovane, io che c'ho un cazzo, io che c'ho un futuro. Io come te sto. Bravo. Io per 13 anni sono stato precario. Bravo, io invece sono fortunato, dico. La libertà che te hai per venire qui a dire le cose giuste, da parte tua, lo sai perché ce l'hai questa libertà? Perché la gente come me, ma anche il mio nonno ha fatto il partigiano, tuo nonno, bravo, loro hanno creato la possibilità, esatto, perché tu avessi democraticamente la possibilità di venire qui. Perfetto. Se adesso, no c'era, veramente. Poi dopo c'è stato un piccolo passo dove tutta quella possibilità che è stata creata è stata sretolata dai partiti politici, quello, tutti. Quello siamo, signore, tutti i partiti politici. Renzo, tutti. Mi amo, non mi dare di lei e non mi ama signore. Allora, sono, come ti chiami? Come te, Renzo Leoncini. Renzo, piacere Alessandro. Renzo, qua il discorso è uno solo. Io penso di averti spiegato il perché io sono qui. Ma no, ti volevo dire, io faccio anche io parte di un movimento. No, ti volevo dire che noi non abbiamo dentro di noi la volontà. Il mio movimento non abbiamo, scusi, la volontà di mettere cappelli. Però permettetemi, dopo 50 anni e si lotta con questi stronzi. Sì, ma lei ha diritto, io non le sto togliendo nessun diritto, io le sto dicendo di venire qua senza bandiere. Con questi stronzi di ricchi, per noi è un io di manifestazione. Io la rispetto tantissimo, ma così, prima di tutto perché hai capelli bianchi ed è più grande di me, per questo merita rispetto. La mia cosa che io ripeto è che io per esempio faccio parte, come Stefano, mio amico, che l'ho conosciuto oggi, l'ho visto oggi da mio, di un movimento che non ha bandiere politiche, non ha religioni, non ha niente, è un movimento contro qualche cosa. Io combatto per la libertà, combatterai contro le banche, combatterai, esatto, con la globalizzazione, il sistema monetario internazionale. Ho fatto Genova, esatto, anche quando è morto quel povero ragazzo di 10 anni, e non mi hanno picchiato, però insomma sono andato quasi vicino a prendere anche, mi hanno preso a volte nei 10 anni, a Michele o anche tanti, meno male, come reazione c'era. Perciò io ti voglio dire, guarda, noi come di fondazione, forse siamo l'unico partito, per esempio. Però guarda, io questa la devo dire, questa la devo dire perché non si deve offendere nessuno. Lei è venuto qui a parlare e a scambiarsi delle idee come, come lei, ma il suo amico, no, è un mio, dirigente. Il suo dirigente, che tanto scrive sinistra, ma l'ho visto. Che tanto fa la persona di sinistra, mi è sembrato più uno di destra, no, no, lui, per come si è comportato, come esatto, però c'ha troppe cose da fare, d'accordo, però da come uno vede, uno che io sono detta in una certa maniera per chiarire anche la sua persona, ma io la ringrazio molto, e ripeto, spero di essere stato chiaro, bella cosa lì, guarda, le posso dire, io guarda, ho combinato 11 anni dentro di fondazione, girate. Quanti ce ne hai? Fine. Questo era, capisci? Questo era, non a partire i politici. Non essere Simone Palini. Pur essendo tutti più o meno organizzati, simpatizzanti, bene. Scusami, tu che cosa hai recepito da quello che può essere stato il discorso di internet, di informazione di internet? Bisogna venire qui senza bandiere politiche, movimenti. Senza movimenti, al massimo movimenti, giusto? Questo è quello che diciamo, movimento. Non rimani un po' sbigottito nel vedere sinistre, il TV e quant'altro? Non dovevamo essere qui tutti presenti con la maschera di Peter Benedetta per cercare il manipolato cromatico? Io non lo contesto a nessuno, però non voglio dire che questa è la manifestazione mia e non di un altro. La manifestazione è di tutti. Però mettere un cappello con un simbolo è una manifestazione dove in tutto il mondo si parla di indignados, cioè di gente che è indignata verso la politica, verso le banche e tutto quanto, trovarsi io dietro un corteo con la scritta di sinistra non ci vado. Ma io non sono né di destra né di sinistra, cioè io sono un essere umano.
dove a me mi rompono tra virgolette il culo tra tasse, soldi, banche, contratti, ok? E questi che fanno queste cose sono le stesse persone che stanno lì. Infatti scendo.